Femminicidi nel paese del Kama Sutra. Pensate un po' voi, cari amici, continuano a perpetuarsi efferati e femminicidi nel paese del Kama Sutra. Io ricordo che tanti anni fa i giovani andavano in India, i 68 anni andavano in India in cerca del paradiso perduto, cari amici. Andavano in India, andavano a Goa, e poi tornavano tutti parlando dell'India misteriosa, come nel titolo dell'opera di quello scrittore là, di Salgari, la giungla, i misteri della giungla nera, cari amici, i misteri della giungla nera, con Premal Naik. Sì, per il vero, Emilio Salgari non ci ha mai parlato dei femminicidi, a dire la verità, non ci ha mai parlato dei femminicidi in India, perché se ne avesse parlato i suoi romanzi sarebbero piaciuti di meno. Però se ne parla, oggi se ne parla, un po' sui giornali, un po' sulle televisioni, e un po' su internet, e soprattutto ne parla Serafino Massoni da questa web TV on demand. Pensate che l'India è il paese del Kama Sutra, e tutti giù a parlare del Kama Sutra, a dire in India sì che se ne intende, no? Senza pensare ai paria, sono i pari, infatti. E queste due ragazzine, una dei 14 anni e una dei 15, pensate un po', due fanciulle in fiore, appartenevano alla casta dei paria, i paria, intoccabili, cioè non li puoi toccare, come lebbrosi. Il paese del Kama Sutra, hai capito? Ma io l'ho già notato tante volte, che a mia memoria, nel Kama Sutra, a memoria mia, mi sbaglierò, ma quando lo lessi non mi pare che si parlasse della clitoride. Sì, voli pindarici sull'amore, voli pindarici, però mi pare tanto che il Kama Sutra fosse un'opera dedicata ai Maharaja, alle figlie dei Maharaja, ai figli dei Maharaja, non di certo al popolo, tanto meno ai paria, femminicidi in India, nel paese del Kama Sutra. Cari amici, Kama Sutra, e giù tutti a leggere il Kama Sutra, e pensare, io ve lo dico da questa mia web TV on demand, che nel Kama Sutra non si parla della clitoride, non mi risulta, cioè l'ho letta tanti anni fa, ma non mi pare. Si parla delle dimensioni del pene, guarda caso, si dice che certi peni vanno bene per certe vagine, altri peni vanno bene per altre vagine. Però dico, il fiore meraviglioso, che la clitoride non si dice niente qua, tanto come si dice oggi. E infatti, che cos'è il patriarcato? Il patriarcato altro non è che una clitoridectomia. Dai, che nel futuro i posteri citeranno questa frase di Serafino Massoni. Il patriarcato altro non è che una clitoridectomia, no? Si fa sempre così, si è fatto così pure per Nietzsche, no? Che si citano le sue frasi fulminanti, e si citerà pure la mia. Il patriarcato altro non è, o non fu, che una clitoridectomia. E l'essenza del patriarcato è proprio questa. La clitoridectomia, tu le donne le sottometti portandogli via la clitoride, come si potrebbe sottomettere gli uomini portando loro via i testicoli, portandogli via i testicoli, la castrazione.
Sì, porti via la clitoride, si chiama mutilazione. L'interi è reversibile, ma è la mutilazione genitale che ti toglie il meglio, ti toglie, ti lascia almeno, ti toglie il più e ti lascia almeno. Femminicidi nel paese del Kamasutra, e giù i giovani che sognavano, gli ipi, i figli dei fiori, e giù che sognavano la giungla nera, i misteri della giungla nera, di Emilio Salgari. Siamo in India, è caduto il comunismo, è caduto, cerchiamo un altro paradiso, il comunismo era il paradiso terra, crollato il paradiso terra, oh, con rispetto parlando, ho già spiegato perché è cascato l'impero sovietico, ho fatto il video e l'eresia sovietica, come ho fatto il video l'eresia nazista, par condicio, l'eresia sovietica, l'eresia nazista, c'è anche l'eresia illuministica e poi guarda caso c'è anche l'eresia capitalistica, E era cascato il paradiso terrestre, era crollato il paradiso terrestre, quello dell'Ursia, bisognava trovare un altro paradiso terrestre, e io tutti in India, mi pare a Goa, che c'era un paradiso particolare a Goa, tutti in India, aveva il Kama Sutra, giunta nera, mi piacerebbe tanto, io perché non ho i mezzi, perché in questa mia redazione lavoro solo io, ma vorrei sapere quanti femminicidi c'erano in India 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, 300 anni fa e via di seguito, quanti femminicidi, perché oggi le cose le sappiamo perché c'è internet, web, la televisione, il telegrafo, il telefono, i giornali, il cinema e tutto, però non c'erano queste cose una volta. Ma io suppongo che nella terra del Kama Sutra, dove nulla si diceva della clitoride, ci fossero pure allora i femminicidi, magari pure più gravi di quelli di adesso, magari, perché c'erano pure i paria, c'erano pure ai tempi del Kama Sutra, i paria, no? I paria sono gli intoccabili, cioè morti di fame, capito? Intoccabili. Adesso andiamo in India e magari invece gli abitanti dell'India vorrebbero venire da noi, pensa un po' a te, pensa, nuovo orrore in India, stuprate dal branco e impiccate a un albero, le due erano poco più che bambine, però non c'è scritto, cioè nel corpo dell'articolo c'è scritto che appartenevano a una famiglia di paria, i paria, morti di fame, intoccabili. Vabbè, cari amici, femminicidi nel paese del Kama Sutra, capito? Bene, cari amici, molto bene. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.